Torna al successo l'Aquila che tra le mura amiche del Gran Sasso a Concia batte 2-1 il San Buceto, schieramenti iniziali speculari con entrambe le squadre che propongono un 4-3-3. Nell'Aquila di Federico Giampaolo Ranieri è la punta centrale supportato da Tanculic ed Ercole, nella tridente del San Buceto di Ronci gli ex Micciche e Pellecchia assieme a Bruni. Pronti via e l'Aquila passa in vantaggio, quarto sul cronometro, Tanculic sui 16 metri allarga per premiare l'inserimento di Palumbo, il capitano rossoblu aggancia palla e scarica un diagonale chirurgico indirizzato sul palo lontano che batte Dedeo. L'1-0 aquilano dura fino all'undicesimo quando il San Buceto perviene al pareggio. Cavaccini di Lanciano giudica falloso l'anticipo di Scognamiglio su Micciche e concede una punizione dai 16 metri ai viola ospiti. Della piazzato si incarica Pellecchia, Bozzi tocca e mette il pallone sulla traversa, la sfera dopo la carambola sul montante torna in campo e il più lesto di tutti è Bruni che di giustezza mette in rete per l'1-1. Nell'occasione proteste aquilane per un presunto fuorigioco del 9 del San Buceto non rilevato dall'arbitro. L'Aquila non si scompone, al sedicesimo va vicinissima al 2-1, d'Ercole pennella dalla sinistra, Palumbo stacca in corna, il pallone si stampa sulla traversa. Il primo tempo è tutto qui, nella ripresa al minuto 19 l'Aquila torna in vantaggio. Lancio illuminante di Page dalla mediana a pescare la progressione di d'Ercole sulla destra, il 7 aquilano si fa spazio e crossa verso il palo lontano dove il neoentrato Carbonelli è rapace con il piattone in fila a Dedeo. Nella finale il San Buceto con l'ingresso di Barrow mette in campo 4 attaccanti per cercare il pareggio, ma la retroguardia aquilana fa buona guardia e tiene fino al triplice fischio che decreta la chiusura delle ostilità. Nel prossimo turno l'Aquila farà visita all'Alba Adriatica, il San Buceto invece riceverà il Capistrello. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché dopo il pareggio della Delfino Flacco c'era un po' eravamo un po' così arrabbiati, no? per il pareggio, perché anche oggi abbiamo giocato, abbiamo tenuto sempre palla come di consueto, sia con la Flacco anche qui con il San Buceto ti aspettano tutti dietro la linea della palla ed ovvio che diventa sempre più difficile. Siamo andati in vantaggio, c'è stato il loro pareggio come dicevi tu, però su una punizione secondo me inesistente perché Scogliamiglio è saltato in anticipo e poi lì c'è stato il gol su una punizione, un calcio piazzato. Però devo dire che la squadra poi sull'1-1 non ha perso la testa, ha continuato a giocare, di conseguenza poi penso che il risultato sia giusto perché abbiamo continuato a giocare e a creare occasioni ed è una partita importante, fondamentale per proseguire il campionato. Anche oggi loro ci aspettavano, giustamente giocano sui nostri errori, sulla costruzione della palla, sulla trasmissione della palla. Quando c'hai 10 giocatori sotto la linea del centrocampo gli spazi sono più stretti e lì devi avere la qualità di saltare l'uomo, di trovare un gol di tecnica, di qualità. Non è facile, io mi rendo conto che chiudono tutti gli spazi, ecco perché dico ai ragazzi di girare la palla, anche se siamo tra virgolette non andiamo subito in profondità, ma è una questione proprio tattica perché li vorrei far uscire un po' di più per poi trovare lo spazio alle spalle, ma se ti si chiudono lì poi diventa tutto più difficile, però penso che i ragazzi l'abbiano interpretata bene la partita. In questo momento abbiamo cambiato assetto, abbiamo giocato quasi sempre col 3-4-3, in questa partita ci siamo messi 4-3-3 soprattutto per una copertura di spazi e per non rischiare nelle scalate dei tre dietro, perché quando magari non hai grande condizione scalare dietro diventa complicato. Io credo che tatticamente la squadra abbia fatto una grande partita al cospetto di una squadra veramente forte. Quello che è stato provato in questi, diciamo più che altro ieri, perché lunedì dovevamo recuperare dalle fatiche della partita di domenica, quindi abbiamo fatto un allenamento proprio di scarico totale. Quello che avevamo parlato un po' alla lavagna, poi ieri abbiamo cercato di andare sul campo e di andare a lavorare su questo sistema di gioco. Dovevamo coprire gli spazi, soprattutto le linee di passaggio, non potendo andare in aggressione forte in avanti, perché in questo momento, ripeto, non ne abbiamo. Allora dovevamo abbassarci con la squadra per cercare di coprire tutte le linee di passaggio e cercare di ripartire. Purtroppo il primo gol è stato un errore singolo e su queste cose dobbiamo lavorare. Una palla lenta, alta, doveva essere letta meglio e anche sul secondo gol, nel momento in cui il giocatore dell'Aquila viene dentro e mette sta palla sul secondo palo, eravamo tutti quanti allineati, eravamo messi bene, ci siamo fatti sorprendere.
Quindi sul piano tattico ho fatto i complimenti ai ragazzi perché in un giorno e mezzo hanno lavorato molto bene, soprattutto con i mezzi ali, andando a raddoppiare il movimento all'interno degli esterni dell'Aquila che giocavano con i piedi invertiti. La squadra tatticamente si è sacrificata tantissimo, ha dato tutto quello che aveva, li ho ringraziati ragazzi. La strada comunque è questa, non dobbiamo abbatterci in questo momento, far passare questo periodo dove si gioca ogni tre giorni, sperando di non perdere più strada facendo altri ragazzi, perché questa è la cosa più importante. Quindi si va avanti a testa alta, tutti uniti, compatti, questo momento passerà e sono sicuro che alla fine dell'anno molte squadre faranno i conti anche con noi.